Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come si fanno i dorayaki, cioè dei dolcetti giapponesi che sono famosi per il cartone animato Doraemon. I dorayaki, infatti, sono frittelle che vengono farcite di solito con la marmellata di fagiole a succhi. Devono il loro significa il loro nome alla parola Dora, che significa gong, strumento a cui questi dolcetti assomigliano per la loro forma. Per fare i dorayaki avremo bisogno di 3 uova, 180 g di zucchero, 200 g di farina, 75 ml di latte a temperatura ambiente, un cucchiaio di miele e l'olio per ungere la padella. Ah, poi c'è bisogno anche di una bustina di lievito e una ciotola. E se lo volete fare a mano, si può fare anche a mano, però noi oggi useremo lo sbattitore. Prima di tutto mettiamo le 3 uova. Poi continuiamo mettendo lo zucchero. Una volta messi zucchero e uovo, possiamo cominciare a sbattere. Dovete ottenere un composto dolce e Adesso uniremo il miele alla farina. Ok, adesso dobbiamo unire il miele e la farina. Adesso uniamo la farina. Adesso dobbiamo sbattere tutto. Adesso uniamo il latte fino ad ottenere una pastella densa. Non dimenticatevi di mettere il lievito. Il composto che si è ottenuto dovete metterlo a riposare con la pellicola per 20 minuti. Ma nel frattempo ricordatevi di pulire la cucina, perché se no i vostri genitori non vi fanno più fare niente in cucina. Passiamo alla cottura. Per questo passaggio servirà un mestolo e soprattutto fatevi aiutare da un adulto. Prendete un po' di composto. Mettetelo nella padella e fatelo cuocere per 1 minuto e mezzo per parte. Con la ricetta che vi ho dato ne verranno circa 10. Questo è il risultato finale. Sono buonissimi. Noi li abbiamo farciti con la marmellata di fragole, però
si possono farcire come volete. Preparare i dorayaki è stato molto divertente. Provateci anche voi. E se questo video vi è piaciuto, potete mettere mi piace. E se volete vedere altri contenuti del mio canale, potete iscrivervi e attivare la campanellina. Ciao!